A Villa Santa Maria in Abruzzo, ma a pochi chilometri dal Molise, vengono formati cuochi e chef molti della nostra regione. A Villa Santa Maria è nato San Francesco Caracciolo, 450 anni fa, esempio di virtù e umiltà, protettore proprio dei cuochi, morto ad Agnone. E nei giorni dedicati al santo si svolge una delle manifestazioni gastronomiche più importanti a livello internazionale, la Sagra del Cuoco, 35esima edizione lo scorso fine settimana, 3 giorni con un programma dedicato alla cucina e uno religioso. Nel primo la rassegna Cuoco Doc, che premia il miglior cuoco under 35 e si ha la possibilità di assaggiare piatti tipici ma anche internazionali grazie ai docenti dell'Istituto Alberghiero di Villa Santa Maria, che mettono a disposizione la loro esperienza per far riuscire la manifestazione. Abbiamo fatto dei menù molto semplici, ma diciamo che sono anche dei piatti gourmet. Nella semplicità possiamo chiamarli piatti gourmet. Abbiamo dei cuochi giovani molto validi che stanno elaborando dei piatti veramente da fantascienza, senza sconvolgere, ripeto, senza sconvolgere il prodotto. Risotto con zucca e melograno, ravioli con crema di pinoli, carne, pesce, gusto e buona cucina da un lato, ma dall'altro su tutto troneggia la figura di San Francesco Caracciolo, al quale due artisti della cucina hanno dedicato un busto lavorato con la margherina. Centrale infatti è l'aspetto religioso della manifestazione, la processione, il terzo giorno di festa, con la statua del santo che rientra nella cappella della famiglia Caracciolo appena restaurata. Due mondi, quello gastronomico e religioso, che trovano un punto di contatto, come spiega Monsignor Bruno Forte, arcivescovo di Chieti Vasto. Mi occupo della mensa eucaristica, che è il pane di vita di cui tutti abbiamo bisogno per crescere nella fede e nella carità. Ma naturalmente, essendo che è profondamente uomo di fede della religione dell'incarnazione, capisco bene quanto importante sia anche l'altra mensa, che peraltro nella sua vita terrena Gesù ha frequentato, no? Condividendola anche con i poveri peccatori, cioè la mensa della tavola. C'è un'analogia fra le due mense, bisogna far sì che a nessuno manchi il pane quotidiano, e al tempo stesso bisogna far sì che tutti scoprano la bellezza del pane di vita eterna.